Io penso che questa raccolta che sta per uscire sia molto importante per soddisfare questa domanda, perché viene fuori che è stato Fabrizio André sia come interprete, come autore e anche umanamente viene fuori attraverso questo, cioè il rapporto che lui ha avuto con il suo pubblico e quanto sia servito a lui avere questo rapporto con il pubblico. Quindi possiamo partire veramente dal suo primissimo concerto, famosissimo e contestatissimo concerto della Bussola, fino appunto a Mi innamoravo di tutto, che è stato l'ultimo tour. Sai, gli aneddoti sono talmente tanti, 25 anni insieme, sai, poi ce ne sono parecchi. Il primo che mi viene in mente, che insomma che mi ha colpito, e restare per un periodo da soli, isolati, senza all'Agnata, ti dico quando ci siamo trasferiti, senza energia elettrica, quindi con le candele, senza un telefono, senza una televisione, senza appunto. No, no. Non c'è nessuna successione. Poi io, per quanto riguarda Fabrizio, ho la sensazione che non abbia ancora deciso di passare la staffetta a qualcun altro. Così doveva essere e così sia.